Torna a trovarci anche oggi un caro amico biblista, padre Ernesto Della Corte. Benvenuto padre Ernesto, buona domenica. Grazie, buone cose anche a voi, pace a voi. Buona Pasqua della settimana. Buona Pasqua della settimana, esatto, giusto. Grazie, grazie. Ricambiamo con tanto affetto. Padre Ernesto, quest'oggi di che cosa parliamo? Su cosa ci soffermiamo in particolare? Dopo le tre epifanie che ci hanno un po', come dire, scandito questi inizi d'anno, quindi l'epifania, il battesimo, e domenica scorsa a Cana di Galilea, con questa terza domenica del tempo ordinario, l'anno C, in cui leggiamo l'Evangelista Luca, noi troviamo due testi, due pagine molto belle. L'inizio, che noi chiamiamo il prologo, quattro versetti davvero splendidi, e poi la liturgia compone questo testo in un modo molto bello, portandoci a Cafarnao, a Nazareth, dove troveremo il famoso discorso di Gesù che inizia la sua missione. Potremmo chiamarlo il manifesto programmatico. Quindi da una parte Luca ci dà il suo itinerario nel prologo, dall'altra parte Gesù nella sinagoga si alza per leggere la seconda lettura e ci darà il suo programma. Ricordo che questo testo è anche un testo giubilare. Noi l'abbiamo molto letto nel 2000, nell'anno del giubileo, perché è un testo che annuncia un giubileo, cioè un intervento di Dio. Ogni 50 anni c'era il giubileo in Israele. Questa volta quel giubileo lo porta Gesù. È lui che porta salvezza, la vista ai ciechi, guarisce gli zoppi, fa parlare i muti. È lui davvero la salvezza. Quindi davvero un testo interessante. Così cominciamo la lettura per tutto l'anno fino alla festa di Cristo Re, di questo grande terzo Vangelo. Padre Ernesto, il Vangelo è di Luca, lo dicevamo, ed Sì. è qual è la particolarità di Luca e soprattutto a chi si rivolgeva nel momento in cui lo scriveva? Si è convertito nel 48, era ad Antiochia di Siria, è un medico e quindi per frequentare medicina vuol dire che era molto ricco, una famiglia o molto aristocratica o una famiglia molto borghese. È arrivato ad Antiochia nel 48, ha conosciuto questa comunità che è la seconda dopo Gerusalemme e presto è arrivato alla fede, ha lasciato anche la sua professione ed è diventato amico, compagno. Davvero come dire, una delle persone più intime di Paolo, anzi lo accompagna nel 58 a Gerusalemme e quando viene arrestato Paolo, lui resterà quei 2 anni in Terra Santa, raccogliendo quelle famose notizie che poi ci ha lasciato nel tempo del Natale, in quei due grandi capitoli, 1 e 2, chiamati i Vangeli dell'infanzia. Luca non è tanto soltanto il compagno, l'accompagnatore di Paolo, è un uomo di grande cultura. È un uomo di grande spessore e lo dimostra proprio il suo prologo. Nessuno dei primi tre Vangeli, né Marco e né Matteo, hanno questo prologo, lo avrà solo Giovanni, i versetti 1-18, capitolo 1. E Luca, questo prologo, in un certo senso, ci dà davvero, come dire, il metodo che lui ha usato, perché è un uomo estremamente preciso, ha raccolto tutte le informazioni, teneva conto del nome delle navi. Ci ha lasciato nella sua seconda opera, gli Atti degli Apostoli, con precisione, direi, la cartina, la mappa della primitiva comunità. Luca è un uomo estremamente, estremamente forte anche nel modo di raccontare. La sua prosa, tra l'altro, il suo Vangelo conserva il greco più bello insieme alla lettera degli ebrei. E questi quattro versetti raccontano che cosa lui ci dice. Innanzitutto le fonti. Lui ha attinto agli autoptei. Usa questa parola da cui viene autopsia, cioè gli uomini, i testimoni sono quegli uomini e quelle donne che hanno visto con i propri occhi. E poi ha parlato con quelli che sono chiamati gli operetei della parola, cioè gli operai della parola, i ministri della parola. E in questo modo lui dice: per quale è stato lo scopo di questo Vangelo? Ho deciso di fare ricerche accurate, usa un'espressione acribos, che in italiano si traduce acribia, quindi l'accuratezza, per scrivere una catechesi, perché è una catechesi vera e propria, un resoconto ordinato, perché questo nobile Teofilo, che doveva essere un personaggio dell'amministrazione pubblica, potesse rendersi conto di quanto sia fondato l'insegnamento degli apostoli. Quindi Luca usa un prologo tipicamente greco, un po' da storico, perché l'abbiamo visto anche nel mese di dicembre, commentando i Vangeli, Luca ambienta sempre storicamente il suo Vangelo. C'è una storia.
Quindi, padre Ernesto, l'opera è dedicata a Teofilo, questo convertito di origine pagana, può rappresentare anche ognuno di noi? Teofilo è un nome abbastanza simbolico perché significa amico di Dio, Philos Theou. È certamente un personaggio storico, sarà stato un grande funzionario dell'amministrazione pubblica ed è una persona a cui Luca si rivolge. In un certo senso ogni cristiano che legge il Vangelo deve diventare attraverso questi itinerari un teofilo, perché nei Vangeli c'è sempre un piano storico, non lo dobbiamo mai dimenticare. Come domenica scorsa, davvero c'era un matrimonio a Cana, ma su quel matrimonio poi si è inserita la rivelazione. Su questo prologo storico, intitolato e dedicato a questo Teofilo, evidentemente Luca si rivolge a una persona concreta, ma dietro quella persona concreta poi c'è ognuno di noi, perché il Vangelo, come tutti gli eventi di Cristo, sono degli eventi, come ci insegna anche la liturgia, in cui noi dobbiamo entrare. Per forza dello Spirito Santo, noi entriamo nell'Eucaristia, nella Pentecoste, entriamo addirittura nelle Scritture. Quindi non è un ricordo storico solamente, o soltanto una fotografia da contemplare. La parola di Dio contenuta nelle scritture ci attende per questa immersione totale. Oggi il Signore parla a noi. Quindi ogni volta che noi celebriamo la parola di Dio, e la celebriamo veramente, noi siamo davvero in quel momento, in quella scena evangelica. Quella parola è rivolta a ognuno di noi. Sono quattro versetti, li vorrei anche leggere così ai nostri amici. Li possiamo commentare. Luca scrive proprio così dall'inizio. Poiché molti hanno posto mano a stendere un racconto, una narrazione, degli avvenimenti successi tra di noi, portati a compimento, ancor meglio, come ce li hanno trasmessi coloro che furono testimoni, quelli che hanno visto con i propri occhi, fin da principio e divennero ministri della parola, così ho deciso anch'io di fare ricerche accurate su ogni circostanza, fin dagli inizi, e di scriverne per te un resoconto ordinato, o illustre o eccellentissimo Teofilo, potremmo tradurre, perché tu ti possa rendere conto, quindi possa prendere conoscenza, della asfalea, della solidità, della catechesi o degli insegnamenti che tu hai ricevuto. Quindi evidentemente quest'uomo ha ricevuto gli insegnamenti per fare il cammino cristiano. In questo modo Luca che cosa rivela? Rivela che la sua opera è un'opera di attualità, destinata a persone che non sono di razza giudea, vengono dal mondo pagano. E in questo modo Luca si pone in relazione con tutti quelli che lo hanno preceduto e che hanno messo per iscritto un racconto dei fatti e delle parole di Gesù. Perché all'inizio c'erano molti Vangeli, il Vangelo di Antiochia, il Vangelo di Cesarea, il Vangelo di Gerusalemme, prima a livello orale e poi a livello scritto. Luca ci fa capire che dopo la morte di Gesù davvero c'è stata una, come dire, una grandissima fioritura di raccolte, perché l'evento Gesù è stato un evento che davvero ha scrollato tutti. E allora Luca decide, proprio perché è una persona oculata, uno studioso, un cristiano che vuole rendersi conto di quello che ha imparato, precisa che anche lui si è preoccupato di porsi in modo scrupoloso in ascolto di quella che noi chiamiamo la tradizione della Chiesa, di fare ricerche accurate, di scriverne un resoconto ordinato. In questo modo vuole precisare che l'opera, la sua opera, vuole far vedere come Dio abbia guidato avvenimento dopo avvenimento quel disegno di salvezza che inizia proprio nella sinagoga di Nazareth. Mi senti? Sì. Proprio inizia in quella sinagoga di Nazareth e da lì poi continua fino al Golgotha e poi alla resurrezione. Perché è dedicata a questo eccellentissimo Teofilo? Evidentemente è un personaggio molto in vista, è un convertito di origine pagana, certamente come dicono gli storici era una persona importante nell'amministrazione romana. Qual è lo scopo? Lo scopo è di convincere Teofilo, nel senso di dargli la dimostrazione della solidità degli insegnamenti. In questo modo Luca dice due cose a Teofilo e le dice a noi in questa bellissima terza domenica. Innanzitutto, che la trasmissione di tutto quello che Gesù ha detto e ha fatto è avvenuta in una comunità di credenti.
vi prego di osservare questa espressione. La Chiesa è una comunità non di fratelli, non siamo un club, non siamo un gruppo sociologico. Lo Spirito Santo ci costituisce una comunità di credenti. Gli Atti degli Apostoli faranno tutto questo itinerario. Questo è il senso che Luca dà a servi della parola. Chi sono i servi della parola? Sono i testimoni, quelli con i propri occhi, che con le proprie orecchie hanno sentito, che con le proprie mani hanno toccato. Servitori della parola indica, questa bella espressione, l'atteggiamento di chi si sottomette alla parola, di chi davvero cerca di non tradirla con la propria vita, di chi le fa spazio in modo che la parola illumini la vita. Ecco la prima cosa che annota il nostro grande Luca. La seconda annotazione è che non basta affermare che quegli avvenimenti di Gesù sono stati trasmessi da una comunità di credenti, ma che la stessa vita dei credenti fa parte degli avvenimenti di Gesù, perché Gesù è venuto in una comunità, ha scelto degli apostoli, ha voluto una comunità a cui poi ha lasciato un mandato, annunciare quel Vangelo che è la sua stessa persona. In questo modo la comunità, la primitiva comunità ieri, la Chiesa di oggi, diventa il luogo in cui Gesù continuamente torna ad essere vivo, attuale, salvifico, dove il Vangelo è davvero quella salvezza che avviene fra di noi. Ecco perché a Natale ci ha raccontato che i pastori vanno alla grotta ad ammirare il Cristo. I pastori sono quelli della sua epoca, i vescovi, i preti, la gente, quelli che hanno le responsabilità davvero di predicare questo grande Vangelo. E in questo modo Luca fin dall'inizio ci dice che noi siamo dentro questo evento. Ogni volta che noi ascoltiamo la parola di Dio, soprattutto il Vangelo, noi siamo chiamati a diventare sempre più comunità di credenti. Padre Ernesto, è anche per questo motivo che poi Luca decide, in continuità con la storia di Gesù, di scrivere anche la storia della Chiesa negli Atti degli Apostoli? Sì, ma qualche studioso, qualche collega dice addirittura che gli Atti degli Apostoli abbiano preceduto il Vangelo. Mm-hmm. In ogni caso Luca è l'unico tra i quattro evangelisti che ci lascia un'opera doppia. Sì. Noi dobbiamo, per capire bene Luca, dobbiamo leggere sia il Vangelo sia gli Atti degli Apostoli, perché tutte e due il Vangelo culmina nell'ascensione, il momento in cui Gesù cambia la sua presenza, è una presenza non più visibile, ma lui diventa invisibile, è palpabile nei sacramenti, quindi diventa visibile nella comunità. Negli Atti si comincia con l'ascensione e si chiude a Roma con la vicenda prima di Pietro nella prima parte degli Atti e poi nella seconda parte la vicenda di Paolo. Tre discorsi fatti da Pietro, tre discorsi fatti da Paolo, con questa Chiesa che cresce grazie allo Spirito. E la gente che viene chiamata a conversione viene aggiunta ogni giorno alla comunità. In questo senso davvero è importante sottolineare quella espressione, la ripeto, la Chiesa è comunità di credenti. Padre Ernesto, questa sembra una sorta di introduzione, di grande introduzione, ovviamente molto significativa anche per noi. Subito dopo cosa ci vuoi mettere in evidenza a proposito di questo Vangelo? Subito dopo la Chiesa ci fa fare questa sorta di grande composizione, ci fa fare un salto dopo i Vangeli dell'infanzia, dopo il battesimo, e in questo senso il gioco della liturgia è molto bello, andiamo avanti e indietro nei Vangeli. È una cosa meravigliosa, un po' come se guardassimo in un film le scene una dietro l'altra, per portarci nella sinagoga di Nazareth. Nazareth è la città dove Gesù dimora, dove Maria e Giuseppe hanno cresciuto il bambino che è nato a Betlemme, e ci pone in un bellissimo momento nella sinagoga per farci vedere un episodio che simboleggia fin dall'inizio, che anticipa il rifiuto di Gesù da parte dei suoi concittadini. Dove siamo? Luca capitolo 4, nei primi versetti che anticipano il versetto 16, 14 e 15, Luca scrive che Gesù ritorna in Galilea dopo le famose tentazioni avute vicino al Giordano nel deserto, arriva di nuovo in Galilea con la potenza dello Spirito Santo e la sua fama si diffuse in tutta la regione. E poi Luca annota: egli insegnava nelle loro sinagoghe e tutti ne facevano
grandi lodi. Gesù è già visto grande ormai, è reputato un grande maestro. La sua è una parola autorevole, nessuno insegna come lui. È una parola che gli viene dal cuore, è davvero un profeta che parla con la sua vita, oltre che con le sue parole. Quel giorno partecipa a Nazareth, dove è stato allevato, Luca lo annota fin dall'inizio, ed entra, come era solito fare, di sabato nella sinagoga. La sinagoga non era il Tempio, la sinagoga era, sinagoga indica l'adunanza, una sala dove gli ebrei pregavano, dove celebravano la liturgia della parola, dove alla fine della preghiera ricevono la benedizione, dove si consuma ancora oggi anche un pasto in comune. Che cosa si faceva nella sinagoga? Non si offrivano sacrifici come nel Tempio, non c'erano nemmeno gli altari, c'era una sorta di grande arca dove venivano conservati i rotoli, perché non c'erano i libri, c'erano i rotoli dei profeti, e si faceva una liturgia della parola dove c'era la prima lettura sempre dalla Torah, quindi dal Pentateuco, sì, e poi c'era una seconda lettura da un brano dei profeti. E dopo queste due letture c'era un lettore che si alzava a commentare una sorta di omelia. Gesù era solito fare sempre il culto sinagogale. E più tardi noi sappiamo che addirittura c'erano due preghiere all'inizio, lo Shema Israel, ascolta Israele, il Signore è un Dio unico, ci sono queste due letture, poi c'è l'omelia e alla fine c'è quella famosa benedizione che noi tante volte abbiamo ricevuto, il Signore ti mostri la sua faccia, il Signore ti benedica, perché la Berakà, la benedizione, serviva a indicare che è un Dio, Emanuele, che segue il suo popolo. Qui Luca ci registra che Gesù abbia avuto il rotolo del profeta Isaia, gli viene aperto col segnalibro in un certo senso dove era rimasta la lettura, e legge questo testo che è un testo giubilare, è il testo del capitolo 61 di Isaia. Un testo però che Luca ci riporta senza un versetto minaccioso a proclamare un giorno di vendetta da parte del nostro Dio. E qui Luca ci fa capire già qualcosa di importante. Gesù non è venuto per un giorno di vendetta, ma per un giorno di salvezza. Lui è venuto a salvare, è il Salvatore. E poi, dopo che ha letto, spiega agli abitanti di Nazareth questa scrittura, ma non fa un'omelia. Perché qui la cosa straordinaria, Gesù nel testo, dopo aver letto, consegna il rotolo all'inserviente, si siede e gli occhi di tutti sono fissi su di lui. È molto bello questa annotazione di Luca. Tutti lo guardano, si aspettano qualcosa da Gesù, una spiegazione, come in genere avveniva. E invece Gesù non fa un'omelia. E cosa fa? Dove pone l'attenzione? Gesù dice una frase che in un certo senso scandalizza. Usa quell'avverbio oggi, che in Luca è molto importante. L'abbiamo trovato, lo ricordo ai nostri amici, la notte di Natale, quando gli angeli dicono oggi per voi nella città di Davide vi è stato dato un Salvatore. Questa è la seconda volta che lo troviamo. Oggi, dice il testo, è stata portata a compimento questa scrittura che avete udita con i vostri orecchi. Anzi, il testo in greco è ancora più bello. Oggi è stata portata a compimento la scrittura nelle vostre orecchie, perché l'orecchio per l'ebreo è la parte esterna dell'intelligenza, della mente. Quindi Gesù dice, io leggendovi questo testo, celebrandolo nella mia persona, lo porto a compimento. Oggi non significa un orario, una data. Quest'oggi è quello che Luca chiama il tempo di grazia. Il tempo di Dio. Il Kairos. Lo troveremo ancora con Zaccheo. Scendi, oggi vengo a casa tua. Oggi la salvezza è entrata in questa casa. E poi lo troveremo ancora proprio sulla croce. Oggi sarai con me, è Gesù che parla al bollatore, oggi tu sarai con me in paradiso. Che cos'è quest'oggi? Beh, lo potremmo chiamare con nome e cognome. È Gesù. Ogni volta che arriva Gesù, nella sua parola, nei suoi sacramenti, anche adesso, si arriva quest'oggi, anche attraverso Teleradio Padre Pio, attraverso questo Vangelo che stiamo celebrando, arriva quella salvezza. Quindi Gesù fa qualcosa di straordinario. Ciò che è importante capire qui, che Gesù non dà delle spiegazioni
esegetiche, non fa delle applicazioni morali, non fa come tutti gli altri predicatori. Lui attira l'attenzione su quello che egli sta facendo, cioè la sua venuta. Lui è l'adempimento di questa scrittura. Lui è quell'atteso di cui hanno scritto i profeti. Ed è la novità. Ed è la novità. La novità di Gesù dove sta? Proprio in quell'oggi. Oggi. Mm-hmm. Lo troveremo, ripeto, altre 5-6 volte al capitolo 2, al capitolo 3, al capitolo 5, al capitolo 13, al capitolo 19 con Zaccheo, poi sulla croce. Che cosa indica? Il tempo della grazia è un tempo in svolgimento. Cioè, davvero, la storia degli uomini è attraversata, potremmo dire, da questo pellegrino che viene dal Padre, da questo missionario del Padre, che è venuto a portarci il momento della grazia. Quindi l'oggi non è una nota cronologica, l'oggi è il prolungamento di una grazia che continua ancora oggi. Ecco perché la gente, dice Luca, rimasero stupiti vedendo, sentendo queste parole di grazia che pronunciava. E quindi, Padre Ernesto, quindi tutti questi particolari che tu ci stai raccontando, ovviamente a molti di noi sono sfuggiti, questa è proprio l'occasione giusta per porre l'attenzione giusta sul brano del Vangelo. I tempi purtroppo televisivi, come sai, sono sempre stretti. Alla fine del racconto qual è, insomma, la conclusione? Dove ci vuole fare arrivare Luca? La conclusione di tutto il racconto, in un certo senso anche questa è programmatica, perché è come se Gesù, Luca ci volesse dire, è finito il privilegio solo di alcuni, il privilegio di Israele. Sì. Dio sta accogliendo tutte le nazioni pagane. Quei magi che noi abbiamo contemplato il 6 gennaio in Matteo, oggi li contempliamo in un certo senso, i pagani sono arrivati alla fede. È quello che poi Luca scriverà nella famosa pagina di Atti al capitolo 13, dove Paolo sarà sottoposto al furore nella sinagoga perché annunciava che i pagani sono arrivati. E infatti Luca ci registra un ultimo particolare che è interessante. Gesù viene cacciato fuori dalla città. La gente si ribella perché il testo dice: di certo voi mi dite medico cura te stesso, perché davanti a questa rivelazione la gente che cosa ha pensato? Ma non è il figlio di Giuseppe? Non lo conosciamo? Cioè danno per scontato di conoscere Gesù. Questo è uno degli errori che possiamo fare pure oggi. Mai pensare di poter conoscere Gesù. E l'errore che fanno è proprio questo. E lo portano fuori dalla città, lo vogliono cacciare e quasi a farlo precipitare sul monte. Il testo dice proprio lo portarlo sul monte su cui la città era situata per gettarlo giù nel precipizio. Ma chi conosce la città di Nazareth sa che a Nazareth non c'è nessun monte. Che cosa ci sta dicendo? Ecco la teologia, no? Ecco il significato simbolico. Ecco come il Vangelo dalla storia passa al senso pieno dell'avvenimento. Luca ci sta facendo capire che questo atteggiamento che Gesù subisce a Nazareth, in verità lo subirà nel momento della croce. Qual è questo monte su cui lo portano? Sarà il monte del Calvario, fuori dalla città di Gerusalemme. Lì il Signore darà la vita fino in fondo per la nostra salvezza. Qual è il suo programma? Non consiste di parole o di promesse, ma tutta la sua vita è un tempo di grazia. Chi incontra Gesù, ieri come oggi, lo incontra nella parola, lo incontra nei sacramenti, lo incontra nei poveri. Francesco d'Assisi l'ha incontrato nel lebbroso. Chiunque incontra Cristo presente nel fratello, nella storia, ha l'oggi della salvezza. È come due innamorati. Qual è l'oggi degli innamorati? Quando si incontrano. Ogni volta che noi siamo incontrati dal Cristo e ci lasciamo incontrare da Lui, noi siamo nell'oggi di Dio, come Zaccheo. Insomma, questo nuovo significato che vogliamo dare all'oggi, oggi, è ben diverso da quello che conoscevamo, certo, insomma, fino a pochi minuti fa, prima di sentirti. Non è temporale, ma teologico. È il tempo della grazia. È il Kairos e non il Kronos. È l'esempio. Quando è che un ragazzo è contento? Qual è il suo oggi? Non è l'ora dell'orologio. Quando arriva la sua ragazza, quando sì, l'appuntamento è stato davvero mantenuto, quando la vede da lontano, quello è il suo oggi. È l'incontro con la persona amata. Il nostro oggi è l'incontro con colui che è venuto apposta per amarci. Lui è il Salvatore.
lui porta salvezza. Oggi la salvezza è entrata in questa casa, dirà Zaccheo. Lo dice a ognuno di noi, ogni qualvolta accogliamo questa parola davvero nello spirito. Possa davvero il Signore ogni domenica fare spazio nel nostro cuore, perché in quell'oggi la salvezza entra nella nostra storia. Grazie Padre Ernesto, davvero interessante questo nostro spazio, davvero molto utile, una breve catechesi, quella che offriamo ai nostri amici che ci seguono da casa. Noi ringraziamo te che sei poi l'autore e ti aspettiamo anche per la prossima domenica. Bene, io saluto i nostri amici e ancora una volta un consiglio. Quando ascolteremo questa parola, ricordatevi che parla proprio a noi Gesù. Sentiamoci interpellati a dare una risposta. All'amore si risponde sempre con amore. Buona Pasqua della settimana. Grazie, buona Pasqua della settimana anche a te. Grazie.